Questo tubo mi sembra inutile. C'è qualcosa che non quadra. Tre gemme Aegis. Una panacea. E un nuovo nemico. Allora, mi sembra una Magitek con i simboli sovietici. Vediamo subito. Allora, si chiama Blindato Magitek Alpha. Devo infliggere molti danni in un colpo solo, il che potrebbe essere un problema perché ha soltanto 6.000 punti vita. Proviamo con l'attacco semplice. Proviamo con un Fulgor. Non basta. Dannazione, non riesco a trovare il modo giusto per fargli qualcosa come 5.000 danni in una botta sola. Basta, mi sono arreso. L'ho terminato senza cercare di imprismarlo. Sembrava veramente fuori. Cioè, è difficilissimo riuscire a fargli quel quantitativo preciso di punti di danno in maniera da fargliene tanti ma non ucciderlo. Dannazione, là c'è uno scrigno. Lo si prende all'inizio. Vedo il cristallo. Dovevamo calarci dalla parte opposta rispetto a dove abbiamo incontrato il Carbuncle. Adesso è un problema tornare indietro. Mi accorgo adesso che non ho più i prismi quelli per i robot. Questo vuol dire che io ne devo comprare da cioccolate un'esorbitante quantità, perché vanno perduti anche quando si fanno i tentativi sbagliati, a differenza dei prismi normali, dei semplici miraggi. Quindi adesso, per esempio, se io controllo l'imprismabilità del cercatore letale che mi manca, vengo a scoprire che devo riflettere una magia, ma anche se lo faccio, non funzionerà perché vedete che non ha il simbolino del prisma, il cercatore letale. A differenza del gigante di Mithril che ha il simbolino del prisma classico, il cercatore letale dovrebbe avere il quadratino relativo al prisma, quello per i robot, che adesso mi sfugge come si chiama, però devo quindi rifornirmene regolarmente e prenderne tanti perché anche tutti i tentativi che vanno a vuoto contano. Allora, sono tornato indietro a prendere lo scrigno perché non potevo permettermi di lasciarmelo indietro e scopro una mega fenice. Ah, questo è una citazione di Escher.
quella famosa illustrazione in cui per un effetto ottico c'è una scala che sembra continuare a salire, ma in realtà è fatta in maniera che sia tutto allo stesso piano. Adesso vedrò se in effetti è proprio così. Qui sembra salire. E raccogliamo un antitremore. No, in effetti è proprio una scala a chiocciola. Però ricorda molto il disegno di Escher. How far does this go, anyway? Lon, just keep it cool. Sorry, I'm just so excited we're finally gonna beat those guys that I'm getting impatient. Un salvataggio e il cristallo che ci permette di muoverci attraverso i vari punti di snodo. Non ho ancora una mappa. Qui c'è un bivio. Andrò prima di qua. C'è Carbuncle. Ha gli stessi valori di prima. Quindi io agisco nella stessa maniera. Gioco un drain perché so che... Ah no, ha reflex, giusto. Quindi colpi fisici e basta. Quattro gemme dell'anima. Ok, la sua morte ha creato nuovi passaggi che noi raggiungeremo.
uno scrigno. 9 gran pozioni. 9 gran pozioni mi ricorda quando eravamo nella prigione di Figaro che non avevamo più nessuno dei nostri oggetti. A questo incrocio andrò a sinistra. Per trovare uno scrigno, peraltro sollevato da terra. Come un mega elisir. In realtà non abbiamo ottenuto granché in questo castello. Sei grandeteri. Due piume di fenice. L'atmosfera sta diventando più cupa. E il gioco ci sta riempiendo di scrigni, io ne vedo tre. È pieno di scrigni. Oh cavolo, forse questo io non me l'aspettavo. Addirittura un Behemoth XL. Allora, dobbiamo stare attenti, perché ogni nostro attacco causerà un contrattacco pesante. Quindi io agirò di magia e con gli effetti darkness. Affrontando questo carbunco spero di poter raggiungere quei due scrigni che ho visto un attimo prima di entrare in questo scontro. Sì, probabilmente adesso sono raggiungibili. Però prima voglio tornare indietro perché mi sono lasciato degli scrigni alle spalle.
Allora, in questo scrigno trovo due panacee. E in quest'altro, tre gemme sfera. Allora, in questo momento non dovrei essermi lasciato alle spalle nessuno scrigno. Allora, qui è dove ho incontrato Carbuncle e non posso scendere da nessuna parte, quindi devo per forza proseguire. Passando di qui. Qui trovo due gemme sprint. Qui c'è un interruttore. Ci andrò dopo aver aperto tutti gli scrigni. Ah, ma qua non si prosegue. Quindi devo per forza usare l'interruttore. Resistenza al gelo e peso almeno 11. Potrei farcela grazie a Shiva. Purtroppo no, mi manca un punto di peso per poter aprire questo interruttore. Peccato perché per quanto riguarda la resistenza al freddo sono più che abbondante. Non sapete quanto per me sia scoccevole lasciare una cosa indietro. Del resto purtroppo non lo sapevo e quindi devo organizzarmi al prossimo salvataggio. Perché si è spaventata Tama? Boh. Vabbè, se c'è Rain, allora va bene. Allora, Tama ha lasciato il gruppo, quindi non ce l'ho più nella mia pila.
e metterò lo scintillo. Non penso che manchi molto. Eccolo! Questo è quel maledetto mostriciattolo che abbiamo incontrato nel bar. Allora, vediamo se riesco a capire come fare a imprismarlo. Ah, non ho più Tama, quindi non ho più Scan con Lan. Ce l'ho comunque con Rain. Yurugu! Allora, devo infliggere dimenticanza. Perfetto. Allora, avevo l'oggetto apposta, la campana di Lete. È molto più brutto di Tama. Cioè, ha un visino antipatico. Cioè, è veramente scontroso anche la faccia a dire che cacchio vuoi, perché mi stai cercando di imprismare? Ah, non ho più cure con Lan, perché appunto non ho più Tama. È un brutto colpo, perché io mi sono abituato ad avere Tama nel party, e quindi ci sono alcune cose che non posso fare, che le davo per scontate. È incredibile quanti tentativi ho dovuto fare per imprismare questo miraggio. È stato un parto. Comunque, alla fine è arrivato. Ha un aspetto volpiforme, ma è davvero una volpe? Il suo attacco è fuoco fatuo, ma è davvero fuoco? Nessuno sa con certezza la risposta. Più che un miraggio, è un mistero vivente. Beh, ricorda Tama, ma non ha quella faccina dolce che ha Tama. Allora, laggiù vedo un carbuncle. Non sembra che siamo arrivati alla fine. O forse sì. Forse questa volta sarà più forte. Proviamo al solito modo prima. Sì, ha gli stessi punti vita. Forse ha più difesa. Oh cavolo, ci ha attaccato e ci ha fatto malissimo, ma noi lo uccideremo in questo turno. Allora, qui vedo il cristallo che ci permette di tornare all'inizio, immagino. Perfetto. Io qua ho un salvataggio, quindi posso andare a cercare nel prismario una M che pesi. Sono tornato dall'interruttore perché non volevo lasciarmi nulla indietro. Voi non lo sapete, ma io sono tornato già 3 volte e tutte le volte mi sono accorto di aver sbagliato i miraggi che portavo con me. Questa volta penso, spero di aver fatto giusto, e se non ho fatto giusto taglierò questa parte, quindi voi vedrete la volta in cui sono riuscito a farcela. Ecco qua. Ok, possiamo raggiungere gli scrigni.
che abbiamo visto in una piccola piazzuola. Eccoli qua. Mega pozione. Panacee. E mega fenice. Sinceramente speravo qualcosa di più. Forse qua si può scendere. No, ci sono solo questi tre. Ricordatevi che per tornare indietro potete tranquillamente usare la telelite. Tornando all'inizio del dungeon non dovete farvi tutta la strada e potete teleportarvi direttamente poi tramite il cristallo viola, questo, direttamente a dove ci serviva. Ecco qua. C'è di nuovo Carbuncle. Altri 31.000 punti esperienza? Allora, attacchi semplici. E non è stato per niente difficile. Ricordo del Carbuncle. Questo può essere interessante. E mi fa anche pensare che questo fosse l'ultimo Carbuncle che dobbiamo sconfiggere. Spero che a questo punto il castello X9 sia finito, perché cominciavo ad annoiarmi. Questa sembra essere l'ultima scalata. Oh, questo sembra essere il termine di questo castello. 5. Ah, il diavolo. 5, 4, 9, 1, 10. 5, 4, 9, 3 fa 12. Ho sbagliato lo stesso. Ma porca zoccola.